buono. Ecciosamente buono. Ok, questo non era nell'elenco di Salvatore, però non potevamo resistere. Continua la nostra missione. La lista delle cose da fare è ancora molto lunga e noi abbiamo solo poche ore per riuscire a portarla a termine. Prima di incominciare la giornata, però, facciamo una piccola sosta all'Em Quartier, uno dei centri commerciali più popolari di Bangkok. Ta-da, trovate! Erano queste qua. Queste non erano nell'elenco, però. Però, se è venuta voglia, io sapevo che qui c'erano. Adesso devo assaggiare queste mandorle ricoperte di cioccolato fondente. Buono. Le avevo già puntate da un po' in Malesia, ma non trovavamo il pacchetto piccolo per assaggiarle. Qui l'abbiamo trovato. Comunque dobbiamo riuscire a portare a termine le cose che vogliamo mangiare prima di partire. Abbiamo ancora 2 giorni davanti. Senza farci distrarre. Esatto. Eccoci ragazzi, ci troviamo nel quartiere di Talat Noi e qui abbiamo il Mother Rooster, che è un caffè un po' particolare, lo stile all'interno un po' retro. Infatti sotto dovrebbe, non sono ancora entrato, ma sotto dovrebbe essere, diciamo, un garage. E niente, qua praticamente da questa parte c'è il Chao Phraya River e siamo proprio nel quartiere molto tipico, caratteristico. A me piace davvero un sacco, mi ci perdo dentro in queste vie, perché si vede un pizzico, magari, non so, di quotidianità delle persone. E non so, questi quartieri qua mi piacciono davvero tanto e sono molto affascinanti a mio parere. Ecco, appunto, questo è il piano, diciamo, terra, e poi si sale, si prosegue di qua. Ok ragazzi, siamo curiosi di assaggiare il nostro caffè. Il posticino è molto tipico, è autentico, ve lo consigliamo. E questo, dai, diciamo che lo calcoliamo anche come caffè sul Chao Phraya, visto che è proprio qua dietro. Non abbiamo la vista, però dai, siamo vicini. Quindi spuntiamolo. Nel frattempo che noi ci siamo fermati a bere caffè, ha piovuto davvero un sacco. Poi qui comunque è normale, perché adesso è proprio il periodo, quindi magari piove forte per 10 minuti, 20 minuti e poi smette, ma guardate qua quanta acqua che ha fatto, davvero un disastro. Comunque il caffè è molto buono, puoi scegliere la robustezza del chicco. Tenete presente che comunque si paga circa 100 baht un espresso, quindi sono circa 2,70-2,80 euro per un caffè. Che può non sembra poco, soprattutto noi che in Italia lo paghiamo molto meno, però comunque è buono e siete in un quartiere comunque particolare e fa tutto un po' parte dell'esperienza. Quindi se amate il caffè e vi piace anche scegliervelo, venite qua che ne vale la pena, dai. Quindi, visto che sulla nostra lista c'era anche questo quartiere, direi che lo spuntiamo, dai. Fatto! E anche perché questo quartiere mi mancava, sono stato quasi qui la quarta volta che torno a Bangkok, che l'avevo sempre, diciamo, passato. E adesso infatti mi ero fatto proprio la spunta lì sulla lista delle cose da fare, ho detto questa
Infatti dai, sono contento, anche perché oggi il tempo comunque ha retto, ha piovuto davvero 20 minuti ed è stato comunque tutta la giornata molto bello, quindi siamo contenti così. Sta piovendo tantissimo, però solitamente non dovrebbe durare tanto. Però quando viene giù è davvero forte, quindi adesso siamo riparati sotto questa tettoia e aspettiamo un po' che passi. Valentina ovviamente ha deciso di rifugiarsi dall'altra parte dell'auto. Alla fine siamo rimasti sotto quella tettoia per due lunghissime ore, ma non appena la pioggia ci ha dato un po' di tregua, siamo riusciti a raggiungere uno dei nostri ristoranti preferiti a Bangkok, il Pea Kitchen, dove abbiamo spuntato un'altra voce della nostra lista e ci siamo gustati un bel piatto di spring rolls. Dove andiamo? A fare il massaggio, ma poche ore prima di partire. Terzo e ultimo giorno a Bangkok, non potevamo non iniziarlo con un bel Thai massage. Esatto, e fra poche ore abbiamo il volo di ritorno, quindi questa cosa qui doveva essere spuntata dalla nostra lista. Dai, andiamo a farci questo massaggio. Ho una domanda. Ci siamo sempre chiesti perché fuori dai massaggi thailandesi ci sono così tante ciabatte. E dentro non c'è nessuno? Vabbè. Ci fate sapere nei commenti perché. Ci fa troppo ridere questa cosa. Dai, adesso andiamo a farci il massaggio. A dopo! Dai, massaggio fatto, ci è piaciuto e adesso proseguiamo. Adesso la prossima e cosa da fare nella nostra lista è cercare il Mango City Ride. Siamo venuti qua nella Old Town per assaggiare, per mangiare di nuovo il Mango City Ride. Non registriamo tanto perché c'è la musica in background che forse potrebbe dare problemi con il nostro video. Quindi ci vediamo dopo. In 72 ore in questa incredibile città siamo riusciti a portare a termine la maggior parte delle voci della nostra lista. Non siamo riusciti però a mangiare i noodles con il manzo. Ma anche perché io continuo a sudare, quindi proprio non mi viene voglia di provarci nemmeno. E abbiamo saltato Hong Gan Canal. Diciamo che era anche una lista abbastanza lunga per 3 giorni. Sì, esatto. E comunque dai, siamo contenti di esserci ripassati da qui da Bangkok. Magari, non si sa, ma mi sa che ci ritorneremo, perché questo posto continua a richiamarci. Sì, ha un fascino tutto particolare, sì, per noi Bangkok, e ci rendiamo conto ogni volta che veniamo che abbiamo ancora voglia di scoprire, sì, di fare, di ritornare, quindi ci piace sempre tanto. Stavamo pensando di ritornarci, vediamo un po' come va. Esatto. E niente, noi adesso andiamo in hotel, diamo, esatto, una bella rinfrescata, doccia e poi andiamo in aeroporto per il ritorno a casa. Dopo 7 mesi. 7 mesi, 10 giorni. In viaggio. Sì. Sei un po' emozionata? Tanto. Sì, dai. Comunque, grazie di aver visto il nostro video. E iscrivetevi al canale, mettete mi piace. E ci vediamo alla prossima. Ciao!